Guarda, console story, io... Stammi a sentire, dovremmo andare via! Non è il momento di mettersi a parlare! Non mi rompere, scusa! Dammi 5 minuti. Allora, vi ricordate che vi avevo fatto vedere il PC Engine come console fissa? Ebbene, sapete che sono uscite 50.000 versioni di quella console, tra miglioramenti di qua, riarrangiamenti di là, bla bla bla. Sapete che... NEC tentò la strada delle console portatili, con un PC Engine portatile in tutti gli effetti. E nonostante avesse qualche freccia al suo arco, nessuno l'ha voluto. Allora, vi ricordate NEC e Hudson Software quando realizzarono l'ottimo PC Engine da casa? Ebbene, quando arrivarono sul mercato dei videogiochi il Game Boy e anche l'Atari Lynx, poi successivamente il Game Gear, la casa giapponese non è che rimase a guardare. Infatti, nell'anno 1990 presentò il PC Engine GT o Turbo Express. E cosa vi devo dire per la sua storia? Ebbene, il progetto nacque, come vi ho già fatto capire, dal 1989, semplicemente quando arrivò sul mercato il Nintendo Game Boy, poi subito dopo l'Atari Lynx, che erano due nuovi sistemi di intrattenimento che rappresentavano il futuro dei videogiochi, il videogioco portatile. E infatti, NEC decise di approfittarne anche lei insieme alla Hudson Software, visto che in Giappone stavano ottenendo grande successo grazie al PC Engine GT e anche al lettore CD che avevano già pubblicato. Però cosa decisero di fare? Di utilizzare della tecnologia già esistente per portare il sistema PC Engine nelle mani dei videogiocatori per portarli in giro. Infatti, se vedete le caratteristiche tecniche, aveva un processore UC6280 con clock variabile da 1,79 a 7,16 MHz tramite uno switch dello software. Poi una RAM da 8 KB, schermo da 2,6 pollici con risoluzione 400x200. Visualizzava 64 sprite alla volta e visualizzava ben 481 colori su 512. Insomma, la potenza era la stessa del PC Engine fisso, semplicemente un po' come fecero per il Game Gear, che presero il Master System e lo portarono su una console portatile. Un'idea molto semplice. E funzionava con un sistema particolare di cartucce. Usava le stesse HU-card della console fissa. In pratica non hanno speso niente per cercare di adattare i giochi, perché semplicemente le HU-card erano già piccole e facili da portare in giro, perché sprecare soldi per costruire altri supporti. La console, diciamo, all'inizio, quando fu presentata, attirò una parte del pubblico, è vero, però fin da subito si mostrarono già dei problemi. Quali? Semplicemente alcuni difetti di fabbricazione, perché lo schermo non era praticamente perfetto, a volte ci potevano essere dei pixel bruciati che non si potevano riparare, tranne sostituendo dei condensatori che non è che aiutavano tanto, un po' come per il Game Gear. Poi un altro problema è il suo prezzo. Costava tantissimo, $249, che all'epoca erano veramente tanti soldi. Costava il doppio del Game Boy e un po' di più del Lynx e del Game Gear, semplicemente perché la potenza si paga. E questo purtroppo fece allontanare troppo in fretta i consumatori, perché questo sistema di gioco non aggiungeva niente di nuovo, tranne il fatto che la console, sì, era bella da vedere. Però aveva ancora un altro problema, oltre a quelli che vi ho già citato: la durata delle batterie. Le batterie duravano ancora meno del Lynx, 3 ore. Nel Lynx duravano circa 4 ore, sul Game Gear 6 ore. Cioè, sul Turbo Express non duravano un bel niente, 3 ore te le mangiava. E dovevi per forza portarti dietro un alimentatore. I giochi, beh, come vi ho già fatto capire prima, sono gli stessi che avevamo sul PC Engine fisso. E in pratica avevamo tanti platform, avevamo tantissimi shooter, ce n'erano quanti ne volete, poi avevamo anche molti belli RPG
E considerate che portandoli qua sul PC Engine GT, la qualità era praticamente ottima, se lo schermo non aveva i difetti, la qualità visiva era praticamente alta, insomma. Niente di straordinario. Invece, per quanto riguarda gli accessori dedicati a questa console, beh, che vi devo dire, non ha avuto molto, ma ha avuto un primato. Nell'anno 1991 uscì il Turbo Vision. Ve lo starete chiedendo cos'è? Non è altro che una sorta di TV tuner da attaccare alla console, a lato della console, che permetteva di vedere la TV. Ha anticipato di un po' di anni il TV tuner del Game Gear, e bisogna dire che le immagini che si vedevano sullo schermo erano buone, ma non quanto quelle del Game Gear, ovviamente. Poi fu anche addirittura rilasciato il Turbo Link, un cavo che permetteva di collegare la console con un'altra console per fare il gioco multiplayer. Niente di più. Sono tutti questi gli accessori che conosciamo dedicati al PC Engine GT. E c'è anche una piccola curiosità che voglio dirvi. La console comparirà nel film Nemico Pubblico con Will Smith e Gene Hackman. E quella console servirà per salvare il mondo, strano ma vero. Ci vediamo al prossimo servizio, amici, ciao! PC Engine Duo CD-ROM がゲームの世界を変えた ついに出た NEC のスーパー CD-ROM ロムソフト第1弾音楽はサイズの松浦雅也が担当正統派シューティングゲームの超大作メタモジュピタースーパー CD-ROM ゲームマシン PC Engine Duo CD-ROM は NEC NECサザンオールスターズの原優子さんがこんな素敵なゲームを作ってくれましたねえ、かくれんぼしようよ主人公猫くんが小さな島を舞台に大活躍果たしてどんなお話が飛び出すやら優しい気持ちがよみがえる CD ロム絵本原優子の眠れぬ夜の小さなお話いよいよ発売 NEC世界最高水準の演出感動して涙が出ました。感動の嵐、満足度は100ですね。話題当然。